La Palestina è un posto talmente purtroppo disastrato, diciamo È un dato di circondato da un fatto, muro no? da Certo. cui non puoi uscire, che tutto quello che succede all'interno del muro in un certo senso sarà controverso, perché non è Banksy che risolverà la situazione palestinese, cioè che libererà tutti, però sicuramente sono azioni importantissime che possono anche appunto avvicinare delle realtà completamente diverse del mondo. Marco, benvenuto innanzitutto, io sono Grazie. felicissimo, sono un tuo accanito fan, ho visto il tuo documentario tantissime volte ed è davvero per me bello averti qua. Hai Grazie. fatto questo documentario su Banksy, no? Fantastico, in cui racconti l'uomo che ha rubato Banksy. Come mai questa passione per l'arte, la street art? Come è arrivata? Allora, questa idea in particolare in realtà è nata più dall'esigenza di raccontare la Palestina in realtà in un altro modo rispetto a come di solito è raccontata, quindi i palestinesi in quanto solo vittime, non più neanche esseri umani. Diciamo, questa intenzione si è poi canalizzata in una storia che ho incontrato per la strada che riguardava questo signore, un amico ormai dopo anni, un taxista palestinese di nome Walid, The Beast. Walid the Beast esattamente, che aveva appena rimosso un grosso muro di Banksy dipinto su Manger Street, una via principale a Betlemme. E come mai eri in Palestina? Per passione oppure era proprio una tematica che volevi indagare in generale e No, poi ti sei in realtà trovato diciamo questa storia? la motivazione c'entrava con l'arte, nel senso che era un progetto artistico di una NGO che portava degli artisti a dipingere in una zona particolarmente disagiata che si chiama Area C, praticamente una sorta di spianata di terra sotto il più grande carcere israeliano. Caspita. E il progetto era lì dipingere un ponte sotto cui vivevano ormai queste popolazioni nomadi. Quindi tu sei stato chiamato Esatto. E al mio primo giorno per libero, diciamo così, facendo un giro per Betlemme, passando il checkpoint da Gerusalemme a Betlemme per la precisione, la prima persona che abbiamo incontrato dall'altra parte era Walid the Beast. Ah, lui è un tassista, no? Lui faceva il Esattamente. tassista o fa ancora? Fa ancora il tassista, sì. E quindi l'hai incontrato portandoti. Esatto, sì. Caspita. E chiedendomi la motivazione della mia permanenza, del mio passaggio a Betlemme, gli parlai di arte, gli dissi sono qui per un progetto artistico e lui mi rispose, quindi sei interessato anche a Banksy, perché io ho un muro nel cortile di casa. Ah, così subito in taxi? Esattamente, Cioè, sì, quindi sei tu sei andato lì subito. salito. Sì. Che tra l'altro sono i primi 5 secondi del film, proprio prima ancora di una sorta di sigla, di credits iniziali. Ci sono proprio, cioè, delle immagini filmate molto male perché ero effettivamente Ah, seduto quindi in quella questa era roba. Sì, l'originale di quel momento? era Caspita, esattamente. io pensavo fosse fatta apposta No, per fare un po' lo street, no, sai? certo. No, quello era il momento in cui lui mi Wow, la. bellissimo Sì. questo, perché sì, il documentario inizia con questa ripresa un po' movimentata in questo Esatto. taxi, con lui che racconta qualcosa. Esattamente. Bellissimo. E da lì cosa ti è scattato? Diciamo, Vabbè. dai, non dire niente, non dire cavolate. No, beh, sicuramente mi sembrava una storia decisamente surreale. Mi piaceva molto il fatto che sentivo delle prime opere staccate in quel periodo di Banksy o qualcosa che scompariva in città più grandi come Londra, ad esempio, Che anni o poco erano? dopo New York. Allora, il nostro incontro è avvenuto nel 2012. Ah, Loro l'avevano già giovanissimo. staccato questo muro. Quindi aveva appena fatto gli interventi, era in un periodo Sì. di iperattività anche in. Assolutamente, in quelle zone particolarmente, dal 2007 fino ad adesso non ha mai smesso lui di E tu fare conoscevi progetti. già l'Art Banksy, cioè avevi già l'idea di chi fosse, lo seguivi? Assolutamente, non, anzi diciamo che dal 2012 quando ho incontrato Walid fino ad adesso, fino all'uscita del film perlomeno, non ho volutamente mai volu cercato di comunicare o di chiedere un permesso di far sapere che io stessi facendo questa cosa. Quindi la Proprio Picture perché non Force, riguardava, la esattamente, non Best riguardava in Control. nessun modo la loro identità, riguardava, era la scusa per parlare di qualcosa di più grande, che è il mercato dell'arte, ma è anche la Palestina, una serie di altre tematiche. Quindi non ho mai voluto chiedere il permesso a nessuno di poterlo fare. Ricordiamo che Banksy ha istituito una società che è la Pest Control, che in qualche modo lo tutela in tutte le sue azioni e Assolutamente. controlla i rapporti con commerciali, sia in termini di difesa, dove questo sia dal punto di vista legale, chi utilizza il marchio nei suoi confronti, come il Mudec, o ancora anche i rapporti quando fa le mostre, vuole riservatezze e tutto. Assolutamente. Quindi non hai deciso No, volutamente di non coinvolgerli in assolutamente. questo No, perlomeno di progetto. non comunicare direttamente o di chiedere appunto
direttamente, se avessi potuto farlo, non so, non sapevo esattamente cosa potevo chiedere. Un avallo, supporto, informazioni in tal senso. No, però vabbè, alcuni ci sono diversi collaboratori storici di Banksy, sì, intervistati nel film, quindi non so come dire, sicuramente si sapeva che questa cosa stava succedendo, stava raccontando qualcuno questa storia. E lui non ha detto né sì né no, ma diciamo non... Ma più che altro i suoi collaboratori hanno sempre rifiutato all'inizio un primo contatto perché temevano che fosse qualcosa legata, non so, anche alla sua identità, un sacco di cose. Solite cose classiche. Esatto, cioè, che vengono trattate semplificando quello che viene fatto. Quando si parla di Banksy si parla di uno degli street artist più famosi al mondo, sicuramente il più famoso, è diventato icona di un movimento adesso. Proprio da poco Venezia, Biennale, se non mi hanno mai invitato e ha fatto la sua opera. E poi l'importanza di Banksy è proprio il legame sociale, quindi le opere che richiamano un'attenzione mediatica sull'acqua, sui profughi, su Palestina. Certo, assolutamente. Io diciamo ho sempre avuto una concezione, un giudizio su quello che fanno. Più legate alle azioni che facevano, come quelle fatte in Palestina, o la stessa cosa di smantellare Dismaland e farci una specie di campo profughi, non so come dire, con quelle stesse strutture. Credo che quelli sono diciamo sicuramente le cose che mi colpiscono di più rispetto a un disegno grafico che poi sicuramente concrete. Funziona e può diventare un simbolo per tutto il mondo per una questione, però quel tipo di processo lo vedo un po' frainteso e un po' semplice anche di commento a delle situazioni così grandi, cioè di dover commentare tutta una serie di situazioni che ci sono nel mondo, mm-hmm, quasi ci fosse l'obbligo. Però ovviamente bisogna anche capire che un artista così forte ha una visibilità e un medium. Assolutamente. No? Il cosiddetto Banksy Effect, cioè dietro di lui muove l'economia. Ma certamente. L'economia. Però anche nelle. Anche nel documentario ne parli, come la gente abbia però appunto turismo, nelle, no? Azioni. Nelle azioni che hanno fatto sicuramente si può obbligare lo spettatore a fare qualcosa di veramente concreto per questa cosa. Ad esempio, apre una mostra a Betlemme e dice: se volete un mio quadro dovete venire qua. Quindi collezionisti di tutto il mondo che non sarebbero mai andati in Palestina sono obbligati a farlo, l'ha deciso lui. Sì, questa cosa è fortissima. Mentre il fatto di sposare, diciamo, l'ideale di un'immagine su cause così grosse e comunque con, diciamo, già un favore di pubblico ovviamente a favore di queste cose, cioè chi è contro, a parte poche aziende, chi è contro il riscaldamento globale, cioè contro, cioè, si rischia poi di trovarsi a manifestare da soli, cioè tutti alla manifestazione, quindi contro chi lo stiamo facendo. Un'azione diciamo che potrebbe essere generica, poi in realtà si trasforma. Esatto, mi piacciono più le cose concrete, okay, quel tipo, no, di cose, che è una cosa di cui si parla molto meno invece, nessun titolo del giornale dice questa cosa, certo. Dicono ha dipinto in una zona di guerra, oppure guardate Topolino, Mickey Mouse fatto. Sì, sì, sì. Beh certo, la notizia fa più glamour e fa... Assolutamente. Invece questo è un ottimo punto di vista, io ne parlo nel libro delle attività, libro in cui sono felice, di cui tu ne farei parte, perché parlerai proprio del tuo documentario, e parlerò sul libro Banksy, il libro chat, dove sono interazione, troveranno il tuo video, comunque la tua intervista, le tue possibilità, e parlo proprio di questo aspetto, della concretezza, perché muovi poi anche economia, valorizzazione, anche però l'attenzione mediatica è importante, perché appunto che un collezionista decide di venire a Betlemme, al di là per l'operazione economica di comprare l'opera, certo, comunque muovi anche tutta una serie. E tu nel documentario ne parli poi di questo, no? Assolutamente. Vedere le persone come le guide turistiche. Certo, ha cambiato il turismo, di Betlemme in particolare, ma in generale della Palestina, ha cambiato, cioè un singolo artista ha cambiato proprio il turismo di un'intera nazione. Questo va oltre il messaggio, addirittura artistico, no? Sì, assolutamente. Stai muovendo economie. Sì, e in questo caso sono positive almeno per loro. Assolutamente. E secondo te lui tutto questo lo fa coscientemente? O è una conseguenza? No, lo fa super coscientemente. Quindi è un'azione proprio mirata, causa-effetto, no? Faccio questo perché sì, so che sarà utile a qualcuno, a qualcosa o una causa. Assolutamente sì. E questo è quello che ti ha affascinato quando eri in quel taxi? Sicuramente... Eri già lì per dei motivi nobili, diciamo. Sicuramente no? ero già curioso da quello che stavano facendo, da iniziative che si sono susseguite negli anni fino ad arrivare adesso ad aprire un hotel. Il Wild Hotel. Esatto, che offre, offre effettivamente delle camere piuttosto costose che non potresti trovare in nessun albergo di Betlemme, e quindi diciamo porta in questo modo una fetta di turismo che non avrebbe mai visitato quel posto a voler dormire invece con vista torri e soldati, però in un letto con sopra un Basquiat.
letto con sopra un Basquiat, un unico punto dove puoi comprare il merchandising o le opere ufficiali di Banksy, lui stesso definisce merchandising ufficiale, certo, perché certo, ci sono Disneyland e tutto, quindi lui sa bene, e questo è molto interessante perché è l'equilibrio di Banksy tra mercato, opere, lui gioca, scimmiotta quel sistema volutamente, però decide lui le regole. Dici, vuoi un mio pezzo, vuoi qualcosa di, vuoi vivere un mio, allora vieni alle mie condizioni dove ti dico io, a Betlehem. Assolutamente, wow. Ma non solo in delle location che non sono la piazza principale dove è nato Gesù Cristo, dove tutto il turismo, il poco turismo andava prima, sono in posti dove tu devi camminare per arrivarci, devi vedere dei quartieri che sono stati distrutti, devi vedere delle... Quindi avere delle emozioni, no? È un viaggio già arrivarci. È impossibile non averle. Cioè, tu sei obbligato a finire in un corner dove ogni giorno ci sono gli scontri. Magari, diciamo, te lo consiglierebbe la gente locale stessa di non presentarti a certi orari dove gli scontri, diciamo, sono già prefissati. Però devi vedere quei posti dove loro sono oppressi tutti i giorni e questa cosa qua non può lasciarti indifferente. Non ho mai conosciuto una persona di qualsiasi ideologia che fosse, incontrasse per strada a Betlemme alla ricerca di queste opere e ne fosse rimasto indifferente alla situazione. Anche perché poi sta parlando di street art, quindi opere destinate alla strada, opere destinate al fatto che il maggior numero di persone possano vivere. Assolutamente. E opere contestualizzate in un ambiente, no? Quindi ti avvolgono con tutto, con l'aria, col muro, con tutto quello che fa. Questo in generale per la street art, ma quando avviene in questi luoghi è ancora più forte, credo, no? Certo. Poi una cosa che secondo me non si considera molto su questi interventi è che tutto quello che viene stato fatto da Banksy lì nel corso di 15 anni non si rivolge ai palestinesi, si rivolge a tutti quelli che sono al di fuori di quel muro. Quindi spessissimo nascono polemiche in cui qualche palestinese appunto diciamo si oppone in un certo senso, dice no, secondo me questa cosa è ingiusta, ci sta ascoltando, come vuoi, questo pensiero deve essere considerato assolutamente, anzi era quello che mi aveva affascinato all'inizio, nel nostro primo incontro a me piaceva moltissimo che questa sorta di Robin Hood, che è considerato in Occidente Banksy, fosse rimesso a posto, tra virgolette, da un uomo della strada. La street art è una cosa, è qualcosa di cui tutti dovremmo fare le regole, e allora dobbiamo considerare anche il parere di Wally the Beast, che sicuramente in strada ci sta un sacco di tempo. Questo è un punto di vista fantastico che emerge, no? Perché pensiamo il titolo, l'uomo che ruba Banksy, allora pensiamo a tutto il mercato, no? Qualcuno che magari ha strappato l'opera, ci sono anche altri documentari che hanno raccontato l'azione, diciamo, di mercificazione della street art, quindi strappare un'opera, decontestualizzare un'opera destinata alla strada e poi metterla nel mercato pubblico, privato, quello che vuoi. Certo. Invece in questo caso il valore qual è? Che qualcuno ha capito, ha interpretato un disegno, no? Raccontalo tu questa, che è la parte più bella, perché quello che ha fatto Walid, no? Certo, vabbè, ci sono diverse... Allora, diciamo, la storia di Walid è che fondamentalmente vede il giorno successivo, quando è stato dipinto, questa figura nero su muro, su un muro molto sabbioso, anche un po' bruttino, di una figura di un soldato che chiede i documenti a un asino. E la sua interpretazione di tutto questo era stata che se il soldato era israeliano, l'asino era palestinese, e di conseguenza quest'opera andasse coperta in un certo senso, comunque fosse offensiva per il popolo palestinese in un certo senso. E quindi lui, diciamo, decide... questa è una concezione che non è stato l'unico Walid, ci sono state un po' di polemiche su questo. Era, devo ammettere, una fascia più anziana della popolazione, certo, che non riusciva a capire, diciamo, l'ironia britannica. No, in realtà non lo è neanche, è proprio una cosa che viene detta lì ogni tanto. Cioè, ho chiesto per anni il permesso di andarmene da questo muro per visitare i miei parenti, da cui siamo stati divisi appunto dal muro dopo la costruzione, mi è stato dato il permesso ma non ho potuto portare l'asino perché non avevo i documenti, me li hanno chiesti. Quindi è, diciamo, raccontiamo una specie di mini parabola che viene raccontata e tramandata. Anche la storia palestinese, questo muro, esatto, che divide, no? Quindi secondo me l'intenzione di Banksy ovviamente non era di dire che i palestinesi erano degli asini, ma quindi era un modo di dire, fondamentalmente. Di sottolineare, secondo me, più che altro le assurdità a cui gli israeliani sottopongono ancora oggi tutti i giorni i palestinesi. Se non... Perché queste cose vanno dal chiudere l'acqua e non avere più acqua per un'intera nazione di cui, perché dipendono da Israele, a tutta una serie di meccanismi proprio mentali di oppressione. Ma la questione dell'asino è vera? La questione dell'asino non ho nessun dubbio che possa tranquillamente succedere, visto che, diciamo, ci sono delle persone che fanno le regole e delle altre che sono chiuse in un muro che devono in qualche modo rispettarle. E quindi dici l'esportazione in questo caso di bestiame? Sì, cioè, potrebbe... è come sia qualsiasi
qualsiasi checkpoint in un certo senso, però diciamo quello è particolarmente severo se la tua, se la tua nazionalità è quella palestinese, ovviamente. Quindi ti innamori di Walid, della bestia, no? Che già è una bella parola. Oggi siete anche amici, no? Certo. Se avete creato anche un rapporto, assolutamente, diciamo... no, siamo continuamente in contatto. Da questo viaggio in taxi, cosa tu avevi già vissuto, per esempio, da quando eri in Palestina? Da quanto tempo eri già lì? Ma in realtà da molto, la prima volta che ho incontrato Walid da molto poco, da qualche giorno, in una zona completamente desertica, quindi non avevo visto nulla praticamente. Sapevi che però c'era Banksy? Sapevo che sì, avrei visitato Betlemme e sarei andato sicuramente a vederli. Okay. Però sì, era più per vedere una città palestinese, diciamo, più grande di quella che avevo visto. E poi da lì arriva questa storia, ti incuriosisce, perché avrebbe incuriosito qualsiasi persona, credo, no? Anche perché poi lui ne viste, perché è nervoluto, è grosso, no? È un omone, si vede che nel documentario è affascinante, è presente, quindi... E tu ci hai creduto subito, hai detto che sta succedendo? Beh, mi sembrava un cortocircuito fantastico della, in qualche modo dei nostri credi occidentali, ma anche del funzionamento di una società, quindi non avevo ancora molto ragionato sul fatto di appropriarsi di un'opera d'arte che è stata fatta nello spazio pubblico contro il volere di un artista. C'è un Robin Hood, un'altra Robin Hood che fa Robin Hood in quel caso. Sì, c'erano troppe contraddizioni in questa storia, di un'opera fatta illegalmente che poi alla fine di tutto questo percorso, fatto di contraddizioni continue, sarebbe finita probabilmente nel salotto di un ricco in un loft a Manhattan. Mi sembrava molto rappresentativa, mi sembrava unisse in un certo senso diverse realtà che convivono nel mondo e che sono diversissime, che funzionano con regole completamente diverse. E tu gli hai chiesto subito se l'obiettivo era rivenderla? Assolutamente no, ma lui non nascondeva questo, mi ha detto, l'ho appena messo su eBay. Questa mi sembrava effettivamente un'idea un po' troppo bizzarra. Ed effettivamente, però così è stato notato poi dai collezionisti che l'hanno comprato. Si sa già visto su eBay. E lui lo vendette per $100,000. Come non capirlo con 7 figli vivendo fuori Betlemme, in uno sterrato, chiuso dentro un muro. Quanto sottovalutiamo alcune cose che abbiamo quotidianamente, no? Sì, mi sembrava chiarissimo proprio il fatto che... $100,000 la gente in proporzione per loro è tanto comunque. Assolutamente. Cioè, è una cifra in cui può dar da mangiare i figli. E... Come? Assolutamente. No, può cambiare totalmente una vita. E quindi quello, anzi, mi diamo torto. Però lui, al di là dell'aspetto economico, che è una diretta conseguenza, secondo te, o meglio, è una diretta conseguenza di un'azione più forte, che era quella di levare questa offesa alla sua detta, alla sua vista, no? No, secondo me, diciamo, l'azione è stata sicuramente fatta per motivi economici, per cercare di svoltare, in un certo senso, una vita difficile che si è trovato a vivere, non so come dire, perché sei un palestinese negli ultimi anni, il muro c'è ormai da tempo, nasci e sei destinato a crescere dentro un muro, poi puoi abbandonarlo per sempre se vuoi, però sei, non so come dire, è una situazione in cui non mi stupisco, diciamo, che si sfidino in un certo senso certi preconcetti occidentali di dei mondi completamente diversi che sono regolati da... Da altre priorità, no? Necessariamente, cioè, da altre priorità. E quindi lui stacca questo muro, tu fai vedere anche nel documentario fasi di acquisizioni, strappi sì. diversi, no? E cosa succede poi? Tu che cosa pensavi in quel momento? Abbiamo già visto diversi livelli di lettura, no? Allora, sì, diciamo che volevo proprio, in quel momento ho capito che questa storia, che coinvolgeva un commento sulla Palestina e la situazione palestinese oggi, un commento sul mercato dell'arte, o perlomeno sullo stato di quello, anche su un fenomeno nuovo che era quello della rimozione di street art per fini commerciali. Tutte questi layer della storia andavano a costruire la storia stessa. E di conseguenza, anche contro il consiglio di molti, durante la produzione di questo documento abbiamo deciso proprio questi layer dovevano coesistere, erano la storia stessa, non avremmo potuto parlare solo di la rimozione di quest'opera di Banksy. Anche perché poi davvero ci sono tante letture a tutto questo, no? E anche tante interpretazioni. E tu decidi quindi di girare un documentario poi da lì, sì, no? In un certo senso, diciamo, come una sfida di avventura, diciamo, principalmente con un fonico, con Matteo Pansana, decidiamo, che mi ha seguito per tutti i viaggi. Quindi un team stretto. Esatto, cioè, molto stretto. Una produzione piccola, poi l'avevo autoprodotto questo film, no? Sì, assolutamente. Quindi noi in un certo senso decidiamo di seguire questo pezzo di cemento come missione. Quindi sarebbe stato venduto, non sapevamo assolutamente come avrebbero potuto farlo uscire dal muro di separazione israeliano. Ma i soldi evidentemente fanno aprire anche quelle porte. Anche perché è uscito. Esatto.
Ti hanno fatto filmare tutto? No, allora di quel passaggio assolutamente no. Poi va bene, il documentario è ricostruito tramite anche immagini più che ritenevo più significative proprio di quelle che avevo girato io in quella parte, nel senso che degli stessi ragazzi palestinesi, giornalisti palestinesi, anche un giornalista inglese di stanza a Gerusalemme, mi hanno poi consegnato tutta una serie di immagini che andava a documentare quello che loro avevano visto di questa storia assurda. Sono stati carini anche loro, sì, no? Assolutamente. Poi non era ancora pubblica questa cosa, o meglio, era uscita qualche notizia, ma non esisteva ancora per... Ma se poi quasi la prassi, sì, vabbè, hanno strappato un muro, lo stanno vendendo, sì. Insomma. Esattamente. Se non fai una lettura anche storica, culturale, sociale del valore, della condizione di questo, certo. È un atto purtroppo, sì, purtroppo per molti, nel senso che è molto discusso, no? Sai, lo strappo, ripeto, certo. Quello che dicevamo prima. Ma infatti, guarda, la seconda, diciamo, oltre a seguire come dei pazzi questo pezzo di cemento da 4 tonnellate, che avrebbe cominciato appunto da lì a breve a viaggiare per Europa e America, l'altra cosa su cui eravamo sempre più incuriositi, su cui in un certo senso abbiamo cominciato ad indagare, tra virgolette, era appunto le diverse modalità con cui tu potevi compiere questa azione molto semplice che aveva fatto Walid, ossia rimuovere senza considerare, diciamo, il contesto necessariamente o le sue motivazioni. Cosa significava rimuovere un'opera d'arte fatta illegalmente nello spazio pubblico? Da lì in poi, anche senza neanche volerlo, abbiamo cominciato ad incontrare una serie di persone che avevano fatto in passato o più recentemente questa stessa azione, avevano staccato un'opera d'arte e se ne erano appropriati, e abbiamo cominciato a vedere che le motivazioni che muovevano questa azione erano molteplici, mentre la discussione su questi casi era semplicemente legata ai casi commerciali, ai casi in cui... Quindi sto prendendo un'opera a zero, ne pago i costi per l'estrazione, esatto. E poi faccio un guadagno rivendendo. Esattamente, nel documentario ci sono degli splendidi esempi. Ce ne citi qualcuno? Di Stephen Kessler o Robin Barton, diciamo, sono fra i nomi più famosi di... Cos'era successo? Galleristi che vanno, quando Banksy dipinge in una città, vanno dal proprietario di casa, gli offrono appunto 100.000 dollari, una borsa di soldi, e gli rifanno il muro entro sera e portano nella loro galleria questo muro. Questa cosa è stata fatta decine di volte e in un certo senso appunto riescono però, cioè io ho cercato di presentare loro come tutta un'altra serie di casi mossi da motivazioni completamente diverse, che non hanno guadagnato niente pur facendo questa stessa azione, perché mi interessava mostrare questo, che non era un gesto che necessariamente non era un gesto che era bianco o nero, cioè, poteva essere di mille sfumature. Nel documentario c'è Paolo Buggiani che salvò in un certo senso dei Kittering dalla metropolitana di New York, quando Kittering non era nessuno, e quei disegni sarebbero scomparsi il giorno successivo, perché erano disegnati sulla carta nera con cui si coprivano le pubblicità, quindi a gessetto. Quindi questa cosa è rubare o salvare, e in un certo senso rubare anche quello, visto che se ne è appropriati, ma sarebbero scomparsi senza di lui. Ci sono altri che hanno fatto degli strappi e poi hanno provato a musealizzare. Sì, e tutto dipende dall'attitudine con cui viene fatta, secondo me, questa azione. Parlando con Paolo Buggiani, è evidente fin dal primo secondo con cui parli con questo signore romano che l'intenzione, il fatto di aver capito questa forma d'arte, e non è una questione di poi rivenderla a un collezionista per farci soldi. Quindi è curioso. Tu come lo vedi questo? Alla fine di questa tua esperienza? Perché poi hai indagato tanto, no? Credo che dipenda molto dai casi singoli, appunto. Io, ad esempio, sarei, diciamo, sulla carta sono più contrario a un approccio capitalista di un gallerista americano che spiega tranquillamente, ma è ovvio. Io ho i soldi, loro hanno l'opera, loro non possono preservarla, io li pago, li compro in un certo senso. E questa cosa qua è molto americana, adesso non mi stupisce per niente, la gente si indigna per questo, ma quello su cui è basata l'intera America, non so come dire. C'è una domanda, c'è un'offerta, qualcuno vuole l'intera qualcosa. L'intera nostra società praticamente adesso. C'è un concetto di scarcity in questo caso, nel senso di che l'opera è solo quella, quindi certo. Diventa hai. Assolutamente. Solo che se lo fai nei confronti di una macchina come questa, in cui ne producono, hanno le prevendite 2 anni prima e puoi avere solo la prima, allora diventa esclusivo e posizionamento, no? Certo. Invece in questo caso diventa quasi pericoloso, sì, comunque. Ci sono molti. Allo stesso modo sono in qualche modo favorevole, o comunque non favorevole, sono perlomeno non contrario, ad esempio, o comprendo le motivazioni di un Walid la Bestia che per sfamare la sua famiglia ruba un Banksy, che è qualcuno che qua è un idolo.
e invece magari in un altro posto non è una priorità, non è nessuno. Una galleria che fa l'azione, diciamo, mirata, estrapolando. No, no, assolutamente sono curioso. Quindi non ho un giudizio, diciamo, definitivo da dare, e credo che non lo avrò mai, cioè dipende effettivamente dall'attitudine, dal modo in cui lo si fa. Quindi siamo arrivati qua lì, lo spostavano da una parte all'altra perché avevamo paura della polizia o che questo venisse rubato a sua volta. Beh, o cosa? Sì, beh, non deve essere stato facile sicuramente farlo uscire da lì, nel senso che una volta che tu hai un pezzo di cemento che vale sulla carta $100,000, diciamo, puoi avere in un posto molto povero, puoi avere sicuramente diversi problemi. Detto, come mai lui ha accettato di farsi filmare? Ego, tutela, perché sai, a volte anche per quello si fa, no? Certo. Dire, comunque documentato tutto, se mi succede qualcosa. No, ma è una persona anche che agisce in maniera molto meno premeditata, secondo okay, me. Più semplice di quanto. Sì, è molto. Secondo me semplicemente aveva un po' di, diciamo, il lato ego c'entra sicuramente. Voleva raccontarmi questa storia, voleva dire che lui era l'uomo che aveva rubato Banksy, in un certo senso, no? Anche se il titolo non esisteva ancora. In un certo senso sì, perché appunto non aveva problemi a spiegare questa cosa, non cercava di nascondere. Sì, ha cercato di parlare del significato dell'opera, del fatto che anche quello l'avesse offeso. Ma tu dici che ha trovato magari più un pretesto, una storia. Sì, no, però in un certo senso Walid non si è mai vergognato di questo, anzi, fin dalle prime riprese ci sono. Lui dice a petto in fuori, diceva, orgoglio. Dice fanculo Banksy, cioè, ovviamente per quanto possa mia avere senso o meno. Era un'affermazione che mi piaceva in un certo senso, a un primo livello di analisi, perché dicevo, ecco finalmente qualcuno che sfida un caposaldo della nostra cultura pop. Dice, sei venuto a casa mia, hai rotto le scatole, ci insulti. Ma certo, anche se io guadagno su di te. Esatto, anche se ovviamente non penso che fosse così, sia quello che ha fatto, che Banksy stia facendo da 15 anni, diciamo. Ho una concezione sicuramente anche più positiva. Tu stesso nel documentario, da un lato documenti tutti gli aspetti delle persone normali che quotidianamente lavorano con i turisti, certo, per esempio, quindi l'economia che si è generata. Assolutamente. E questi sono anche conservatori, hanno capito che di quelle opere, con la loro tutela, possono vivere, certo, senza per forza strapparle e finire, perché se tutte le strappano, certo, nessuno va più lì. No, certo. Non so se ci pensi, no? Se queste scompaiono. In un certo senso, infatti, forse l'evoluzione di questo, sai, è molto difficile lasciare quelle opere lì, quindi quelle che sono rimaste, però sarebbe ancora un altro documentario probabilmente da fare, in realtà sono legate proprio a delle persone che le vogliono in quel posto, ecco, e sanno che, però in realtà sono sempre in pericolo, nel senso, è un soldo appeso al muro in quella realtà. Quindi infatti credo che l'evoluzione di aprire un hotel in un certo senso sia quella naturale, ossia ha fatto qualcosa che poteva mettere portare una bandierina che è stabile, dice, a prescindere non dalle può essere opere rubata in un certo, certo, senso, però allo stesso tempo riporta lì allo stesso modo del turismo, comunque se ne parla, non so come dire. Sì, sì, no, questo, sì, questo è un altro bel punto di vista, no? Che da un lato è un po' la vita, poi, no? Equilibri, bene e male, o chi vuole una, certo, cosa e chi vuole l'altra. Assolutamente, ma quella situazione, cioè la Palestina è un posto talmente purtroppo disastrato, diciamo, circondato di fatto, da un muro, no? Certo, da cui non puoi uscire, che tutto quello che succede all'interno del muro in un certo senso sarà controverso, perché non è Banksy che risolverà la situazione palestinese, cioè che li libererà tutti sicuramente, però sicuramente sono azioni importantissime che possono anche appunto avvicinare delle realtà completamente diverse del mondo. Il finale non lo raccontiamo. Il documentario è stato oggi è distribuito e acquisito, no? Sì, Rai Cinema lo gestisce la parte italiana, quindi probabilmente finirà su quei canali a breve. È stato mandato in onda al cinema, giusto? Esattamente. È stata fatta una grande serata, c'era tantissima gente, tantissima partecipazione. È andato molto bene, sì. E quindi questo è anche un buon segnale da parte anche della Rai, una TV pubblica, di acquisire un documentario che parli di street art, che parli al di là di Banksy, ma in generale appunto di una situazione anche politica e sociale. Questo è stato veramente interessante. Prossimi progetti, su cosa stai lavorando? Tu sei un grandissimo appassionato di street art, giusto? In sì, generale adesso so che stai filmando in giro. Sono, no? Interessato più che altro a delle realtà che ogni tanto incontro. Cane Morto è una di queste, ad esempio, con cui abbiamo fatto diversi progetti e stiamo continuando. E cosa ti piace di lui? Cosa ti affascina e come lo racconti tu? Allora, mi aveva colpito fin da subito, ancora prima di conoscerli personalmente, mi aveva colpito moltissimo il come loro si rappresentavano
nei video, comunque pubblicamente. Quindi più che come questi ninja coperti, pronti a fare cose illegali, come tre cartoni animati erano, in un certo senso, nel senso che erano già delle figure che parlavano una lingua inventata da loro. Mi aveva colpito moltissimo il loro modo di rappresentarsi, molto, molto sottile, molto intelligente, ma allo stesso tempo cacciarone. Mi piaceva moltissimo come appunto stavano descrivendo, in un certo senso, il loro mondo, l'immaginario che si erano creati. E quindi state, li supporti nella produzione, diciamo, ordinaria e straordinaria, oppure stai preparando qualcosina di... No, siamo semplicemente amici oltre che collaboratori, e quindi a volte ci, diciamo, pensiamo dei progetti e proviamo a metterli, a realizzarli. È stato molto contento perché poi nel trailer del film c'è un altro street artist italiano, milanese, visto che siamo qua, che se lo mostri. Certo. Assolutamente. Beh, lui è particolarmente... Anche come dire, il re della zona che noi frequentiamo di Milano, dove viviamo e diciamo dove lavoriamo. I mostri sono nati in quel quartiere, quindi sono mostri, è stato naturale. Street artist che rappresenta queste figure quasi preistoriche, questi mostri in giro per la città. È stato con noi in galleria, grazie anche all'amico comune Matteo Donini, che lo segue nelle attività anche qua a Milano, esatto. Ed è bello però anche fare questi collegamenti, e infatti come l'ho visto nel trailer ho detto, ma questo è Edo? Ed è anche un bel segno anche per il movimento della street art italiano, no? Certo. Quanto tempo ci hai messo a girare? Quante volte sei andato? Ma moltissime volte, diciamo 6 o 7 volte sono tornato. Figurati. E per quanto tempo mediamente? Dipende, perché alcune cose, appunto, la storia non dipendeva necessariamente, lo sviluppo della storia, dopo che il muro era stato messo su eBay, non dipendeva più da noi. Quindi in molti periodi abbiamo, anche per questo i tempi si sono molto prolungati, in molti periodi abbiamo dovuto aspettare semplicemente, perché non sapevamo cosa sarebbe successo. A noi, diciamo, in qualche modo serviva saperlo, certo. Già volevamo saperlo, diciamo, e cosa succede dopo che lo metti su eBay? Verrà sequestrato sul confine, finirà nel salotto di un ricco, non lo so, si romperà a metà, perché comunque questa è una possibilità, diciamo, concreta, essendo fatto su un muro di sabbia. Ma poi non è che lo sta movimentando come se fosse il MoMA, no, di New York, sono operai, persone prestate che stanno facendo il lavoro, anche perché questo è evidente. Ma basta spoilerare, chi lo vuole vedere tra poco lo vedrà in distribuzione. Sui canali Rai probabilmente, esatto. Non vediamo l'ora, saremo pronti a guardarlo. Io ti ringrazio Marco, è stato veramente un piacere averti qua e aver visto questo punto di vista diverso su Banksy, ma in generale sui valori della street art, in questo caso comunque dell'arte anche applicata in questi posti. Molto bene. Grazie tante. Ciao.